me again, Dimple, and today we're going to the immigration to renew the visa. Visa of my expanded. Ciao, Chicho. You're back here. Come on. Ciao. Goodbye. Goodbye. So now we are going to photocopy our things because we forgot here. Papers. Papers. Okay. Quindi adesso abbiamo trovato una fotocopiatrice che non funziona, abbiamo perso l'acqua. Guarda, è uscito il mango. Aspetta, quello è il mango. Ho trovato la fotocopiatrice professionale. Shout out to this, very nice man, thank you. Quindi abbiamo tutti le fotocopie. So we all the people pass. No, raga, ho appena visto un negozio roba che c'erano i samurai dentro, capito? Roba di samurai c'era anche, che incredibile, guarda. Roba di samurai. Quindi adesso siamo in Asia, capito, raga? Quindi c'hanno anche qua il bugambille. Vedi, questo è il bugambille. Una roba, qua stanno costruendo qualcosa, poi ho visto una roba di Giovanni Paolo II, che ho visto il Papa, c'è un dipinto gigante di Papa Giovanni Paolo II, ci facciamo una passeggiata con lui, che ho visto una statua, no, un dipinto di Giovanni Paolo II, perché gli hanno dedicato un college, ma una cosa grande, pazzesco, guarda. Pazzesco. Poi senti anche il profumo dell'aria che oriente, credo. Poi qua c'era un famoso treno, l'Orient Express, però non so dove era, in Cina, dove era,
veramente una cosa pazzesca. Quindi ecco cosa succede a un italiano che ci siamo persi, evviva! Siamo persi, quindi però almeno stiamo vedendo una zona mai vista della città, ci sono dei palazzi alti, poi ci sono i famosi jeepney, un sacco di gente, molto trafficato, bello, un bel posto. Perché pensate che ci sia solo un tipo di questi, ce ne sono almeno 5 di questi truck. C'è il tuk tuk, vedo quanti aumini caendo. Quindi abbiamo preso un altro mezzo. Comunque abbiamo visto un bellissimo posto, ho visto un negozio che c'erano i samurai dentro, cioè raga, cioè, una cosa incredibile. Wow. Vediamo un po' la strada. E qua c'è traffico e... però sono delle anche architetture qua, belle architetture, strutture architettoniche, però nel contempo c'è anche la foresta. E poi ho notato che ci sono i fiumi. Sì, sì. Poi dice che sta finendo la stagione delle piogge, quindi ci dovrebbe essere una specie di primavera. Quindi l'aria è più, non lo so, frizzante. Non è troppo caldo, pensavo che c'era più caldo. Siamo in un posto molto trafficato, visto una biblioteca, e un sacco di gente, qua c'è Woodkeeper, c'è una... raga, una cosa pazzesca, che c'era quello lì che ha fatto, ve la do io o l'America, io vi sto facendo, ve la do io o l'Asia. Guarda. Poi ecco, qua abbiamo trovato anche il karaoke. C'è nel negozio il karaoke qua, che storia. Quindi sono proprio un popolo canterino, guardate, c'è nel negozio di karaoke qua. Quindi guardate qua dove li stiamo portando. Cioè, quindi adesso arriviamo a 11.000 iscritti, incredibile, 100 iscritti al giorno. Guarda quest'albero qua, è proprio, non so cosa sia, ma è un albero bravo. Però, ragazzi, se io riesco a mettere uno di questi video su Google Maps, là sono 50.000 follower. Sono 50.000 su Google Maps, poi sono 11.000. Wow, guardate quest'altro fiume qua, ma proprio grande. Sa come si chiama quest'altro? Wow. Quindi sono 11.000 su YouTube e 50.000 su Google, però. Anche questo autista è veramente bravissimo, ci ha fatto vedere proprio anche il fiume. Bravo l'autista. Good driver. Un bel posto. Really nice place.
Ciao, this is Megan Dimple. We are now in the immigration office. This is the mall, Victoria Plaza Mall. Next manager with me. The immigration is in the other side, so we're going to cross the road. Come on, let's check it out. Now we are fill up in his application. His application. Plus 62. Yeah. No, 60. So we are here in the immigration department. So we are going to submit our papers now. Hindi. What happened, baby? Why your face? Explain to us what happened. Wow. Vabbè, alla fine dobbiamo fare parte seconda del come ci siamo aggiustati le carte per rimanere in Filippine, che siamo dovuti andare all'ufficio e chiedere informazioni, e le informazioni che avevamo in precedenza erano sbagliate, quindi all'ufficio ci hanno dato un aggiornamento, quindi dobbiamo fare un aggiornamento, quindi devo chiamare in Italia e comunicare l'aggiornamento. E nel mentre siamo entrati in questo centro commerciale, che è il centro commerciale dove andava Dimple quando era ragazzina, quindi lei si ricorda che c'era il popcorn, vero? Il popcorn lo dobbiamo cercare, farci un giro. C'è anche una bella camicia lì. Bella camicia. Quindi dobbiamo fare questo aggiornamento in due puntate praticamente. Palestra. Look, there is pizza. Ah, ecco, abbiamo trovato qualcosa. Perché lui ha fame. There's also food court. Okay. We try food court. Food court. Broccoli, yes. Calamari. Ha? Pwede mo iksabaw. Sige, isa-isa lang. Wow. Quindi prendiamo calamari. Ha? Oh. Ha? Oh, yeah. They're asking the names na ba. Quindi abbiamo preso calamari, pesce, broccoli, Sprite. Assaggiamo. Oh.
idea. Don't finish all. You must stop then. After you finish, then you open again. Siamo andati perché oggi il potato there is no potato, there is alcuda. Corn soup. Wow. Quindi hanno questa. Try. It's sweet. Sweet. Deve essere una roba squisita. There's a sabor. Allora, I eat that, it take 2 minutes. So it means very nice. È una ricetta dolce. The sweet is not too much. Non è troppo dolce. Mm-hmm. Però è scende. Corn. Scende subito. Corn. Cioè go down. Cream. Sago. Per il digestive. Creamy. Super cream. The name of this cream. Corn soup. Corn soup cream. Corn soup. Super cream special. What you try to find? Yes, I buy the plain cake. Plain cake? Yeah, the chicken cake. Delicious. Bellissimo posto. Vabbè. Ah oui. Adesso stiamo cercando qualcosa per il bebè. Che bello, abbiamo trovato anche il Giulio Percesco. Ecco. So Dimple now she's paying. Okay. What is that? What do you want? So now we go. Stiamo tornando a casa. Quindi è stata una bella giornata. Abbiamo preso un po' di cosettine, però dobbiamo ritornare. Domani o dopodomani dobbiamo anche preparare il pacco per l'Italia. Ok, quindi ci vediamo. See you next episode. Ci vediamo al prossimo episodio, perché praticamente c'ha 2 episodi questo, una mini serie di 2 episodi praticamente. Quindi continuate a seguirci e ci vediamo al prossimo video. Ciao.